tre elementi, forse quattro. Il mercato del Teramo vira decisamente alla ricerca di alternative rispetto ad una formazione titolare che già nell'amichevole col Pescara ha destato una buona impressione. Mancherebbero sulla carta un centrocampista, un difensore che possa fare da centrale e da esterno destro, e poi i ricambi dei due trequartisti che giocano dietro la prima punta. Soprattutto perché Mirko Petrella tra qualche giorno saluterà la truppa biancorossa per accasarsi molto probabilmente alla Triestina. Il nome caldo è quello di Antonio Bacio Terracino, attaccante napoletano di 24 anni, ex lumezzane, che il Teramo conosce bene. In questa stagione quattro volte la punta e il diavolo si sono incrociati e nelle due gare a lumezzane, la prima di campionato e l'andata playoff, Bacio Terracino è anche andato a segno. Sarebbe l'ideale per giocare con Tullio Fratangelo dietro la prima punta. Già oggi potrebbe esserci un contatto, visto che il calciatore è svincolato dopo la retrocessione dei Lombardi, proprio nello spareggio col Teramo. Intanto Foggia e Fratangelo analizzano proprio gli equilibri offensivi dopo l'amichevole col Pescara, aspettando quella di domani alle 17 a Rivisondoli contro la Fidelis Andria. Ma sì, insomma, noi giochiamo con un tipo di gioco che appunto ci fa sfruttare le nostre qualità che abbiamo, no? E comunque sì, il primo tempo siamo partiti belli, ben aggressivi e infatti siamo riusciti a concludere il primo tempo in un bel pareggio. Abbiamo fatto un buon primo tempo, comunque il secondo tempo poi sono entrati molti giovani, però pure abbiamo mantenuto, comunque il Pescara anche loro il secondo tempo hanno fatto entrare giocatori importanti. Il risultato 3-1, siamo contenti di quello che abbiamo fatto. Ogni anno mi pongo l'obiettivo di arrivare in doppia cifra, poi quello che vengono sono tutte in più, però l'obiettivo principale è quello di fare un buon campionato col Teramo. Sono supportato da due trequartisti, diciamo, e quindi dovrebbero arrivare molte palle comunque per sfruttare e fare gol.